Allora, buongiorno, benvenuti. Zuppa di porro dalla macchina di Leo. Vediamo cosa è successo sui giornali, però subito la prima domanda la devo fare a Leo per capire se ti è piaciuto il discorso di Conte. Sì, è un po' lungo, Un po' ma lungo? sì, Ma ti è però piaciuto? carino, sì, è un Carino. discorso nuovo. Un discorso nuovo. Allora, il 60, secondo me, 70%, il 60% di quelli dei parlamentari stanno con ovviamente con Conte, quindi il 60% degli italiani che li hanno votati, però l'impressione che c'è è che molto più di questo sia il consenso che Conte ha oggi nei cittadini italiani. È una cosa che si annusa, che si sente tanto girando, vedendo i social, sentendo le persone più disparate, quelle di destra, che sono improvvisamente impazzite per Conte. Il punto vero è che sui giornali questa sensazione non c'è. Oggi a leggere tutti quanti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, Il Giornale, persino Il Fatto, Il Foglio, Il Messaggero, La Stampa, insomma, il tono degli editorialisti dei giornali non è quello, insomma, che è il sentire comune. Si dirà che i giornali non sono populisti, forse questo è anche un motivo per il quale i giornali, apro la parentesi e chiudo la parentesi, non è che stiano vendendo moltissime copie. Detto questo, noi ci occupiamo dei giornali perché comunque, a differenza, diciamo, dei populisti doc, pensiamo che con la zuppa di porro comunque i giornali qualche idea ce la diano, se non altro dell'establishment che esprime i giornali. E quindi vediamo in buona sostanza cosa scrivono i giornali. Caramelle per tutti. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che fino a ieri, e anche oggi non scherziamo, è il giornale più vicino al governo giallo-verde. Ma se poi andiamo a leggere bene il pezzo di Antonello Caporale, in pagina 3 del Fatto Quotidiano, beh, insomma, Caporale prende un po' in giro questo leader, diciamo, improvvisato del Consiglio e dice ha uno standing democristiano e tutto sommato ha promesso caramelle a tutti quanti. Questo è il tema del fatto, anche perché poi Travaglio oggi si è esibito in quelle sue piccole notazioni riguardo a quello che dicevano gli altri del governo Conte, insomma una cosa noiosissima che forse a voi piace, ma io devo dire la verità, quando leggo quelle 3 pagine di Travaglio che sfotte quelli che hanno scritto male di Conte negli ultimi settimane, secondo me, Aug Giorgio, secondo me è una roba noiosissima. Ma andiamo avanti. Aspettate qua che in macchina è sempre un casino. Andiamo avanti a vedere che altro dicono i giornali. Frasi da buon democristiano, dice sempre Caporale sul fatto. La Repubblica invece se la prende con il fatto che Conte, che secondo me è un'altra delle cose che invece in questo ha fatto molto bene, da una parte ha detto che rimaniamo atlantici e dall'altra ha detto che le sanzioni alla Russia secondo lui sono una stupidaggine, ma anche secondo noi, tutto sommato l'abbiamo detto 1000 volte. E come posso dire, anche il giornale, che oggi è molto critico nei confronti di Conte, l'ha scritto migliaia di volte che queste sanzioni alla Russia sono una follia per le nostre imprese, perché noi abbiamo fatto le sanzioni alla Russia e la ritorsione è che la Russia ha fatto un embargo verso i nostri prodotti. Tutto questo vale la pena farlo? Serve a qualche cosa nei confronti di Putin fare queste sanzioni? Cioè, mi sembra una roba incredibile. E Conte non ha fatto altro che dirlo, mi sembra una cosa del tutto ragionevole, ma a Repubblica questa cosa non piace, come non piace la linea dura sui migranti, altra grande battaglia, diciamo, più o meno del centrodestra. E l'altra questione che non piace a Repubblica è che il governo Conte sarebbe un governo ipotecato da Salvini, cosa completamente che legge completamente al contrario il giornale, che invece dice Sallusti nel suo fondo, mi sembra che i toni del discorso di Conte echeggino molto di più le tesi dei grillini e Salvini salvaci tu. Questo dice il giornale, quindi insomma punti di vista completamente diversi sulla stessa discorso, quello di ieri appunto di Conte, grazie al quale ha preso una fiducia larghissima al Senato, perché 171 voti non sono pochi. Altri commenti da segnalarvi oggi: Fubini e Muncao, Financial Times e Corriere della Sera, cioè quello che i populisti definirebbero i grandi poteri forti, fanno un paragone veramente azzardato, cioè i populisti di oggi sono come coloro che negli anni 30 erano per il protezionismo e per i dazi. Io spero che non sia così, ma insomma evocare, diciamo, quell'aria nazista e di grande depressione da parte di Muncao e di Fubini mi sembra un po' fuori luogo. Segniamocela questa cosa, io spero che non sia così, segniamocela semplicemente per capire se è vero quello che dicono e se questa sfiga che ci vogliono portare loro due è vera o no. Io sono contrarissimo, come sapete, ai dazi, ne ho scritto tante volte, ve l'ho raccontato, insomma, se questo vuol dire dazi
e guerre commerciali sarebbe un disastro, spero che non sia così. Un altro ciao al Conte Mascetti da Capoverde. Sui giornali poi ci sono Calabresi su Repubblica, durissimo, ma è sempre stato durissimo nei confronti di questo governo, e dice: mancano i tempi, le coperture e le priorità. Secondo lui queste sono le cose che mancano dal discorso di Conte. E sul discorso di Conte io dico semplicemente una cosa, come ho detto nei giorni passati, stiamo a vedere da quando in qua il governo si giudica dal discorso che è necessariamente generico, paludato, quello di ieri anche molto noioso, che fa il Presidente del Consiglio il primo giorno che si presenta in Parlamento. Cioè, ci sta che sia, che abbia tutte queste robe qui. Le cose serie invece sono quelle concrete. Su quelle concrete, voglio dire, ci sono alcune prese di posizioni che io vi segnalo oggi sui giornali che vale la pena giudicare, perché queste sono finalmente giudicabili. All'Italia, secondo Salvini, deve restare un'azienda pubblica, statale, abbiamo bisogno di una compagnia di bandiera, tutto quel tralala. Io ho un'idea precisa su Alitalia, che sta funzionando molto molto meglio negli ultimi periodi, l'ho appena preso, sono appena atterrato, complimenti al fatto che è sempre puntuale, devo dire, ma il punto fondamentale, poi se no Leo si arrabbia se parlo male di Alitalia, quindi mi dà uno, ti arrabbi tu se parlo male di Alitalia? Un pochettino. Sono un po' di parte. È un po' di parte Leo sull'Italia, però insomma, lasciamo perdere Leo e fatemi parlare liberamente, però insomma l'idea che gli italiani devono sempre pagare e contribuire alle cagate che si fanno in Alitalia, forse questo possiamo smettere di farla, o no? Quello sì. Bene, bene, mi porto Leo dalla mia parte, sennò poi quello mi dà uno schiaffone. L'altra questione, oltre a Salvini che dice che vuole l'Italia pubblica e che vi segnalo, è la cosiddetta pace fiscale. E io, figuratevi un po' voi se non sono a favore della pace fiscale, oggi dice che ballano 35 miliardi di euro che arriverebbero da questa pace fiscale, ma anche qui a me mi fa impazzire quanto ci prendiamo per il culo. Pace fiscale vuol dire condono, chiaro? Certo. Non ci parliamo. Allora, diciamo che questo governo del cambiamento fa il condono, come hanno fatto praticamente tutti quanti i governi che per un motivo o per l'altro erano a ricerca di risorse fresche. Lo ha fatto Berlusconi, lo ha fatto Renzi, la voluntary disclosure, si chiamava la voluntary disclosure, oppure con Berlusconi lo scudo fiscale. Insomma, adesso Travaglio e compagni ci dovranno spiegare che invece la pace fiscale loro è un'altra cosa. Stupendo, stupendo il pezzo di oggi di Nordio sulla questione giustizia, lo trovate sul Messaggero, perché è bellissimo il pezzo di Nordio. Perché dice, ma vedete, sulla giustizia ci sono tre problemi che ha evocato più o meno questo governo, che viene considerato dal giornale giustizialista. Devo dire che un po' la pistola ce l'hanno in mano, questi del governo, tra leghisti e grillini. Si dice che i processi devono essere celeri. Beh, insomma, chi è che non è d'accordo sui processi celeri? Il problema è che con pochi mezzi, come si hanno oggi in Italia per i processi e l'obbligatorietà dell'azione penale, è evidente che i processi non saranno celeri. Quindi, dice Nordio, abbiate coraggio di dire che l'unica cosa che serve per avere processi celeri è depenalizzare, cioè certe cose non portarle nel penale, sennò i processi saranno sempre lunghi, troppi, oppure ovviamente evitare l'obbligatorietà dell'azione penale, cosa che però in Italia non si può fare visto che è costituzionalmente prevista, che è una grande farsa, perché è del tutto evidente, aggiungo io, che alcune cose vengono perseguite penalmente e altri magistrati, proprio perché ci sono troppe notizie di reato, non le possono perseguire. La certezza della pena, dice Nordio, anche questa è una bella parola, ma dice la certezza della pena non è soltanto la galera, ricordatevelo, se uno imbratta i muri e viene condannato a 30 giorni di carcere, invece di fargli fare il carcere, obbligalo per 30 giorni a pulire i muri, e se non pulisce i muri lo metti in carcere, quindi la certezza della pena si può ottenere con mezzi alternativi. Terza cosa, la prescrizione. Dice, la prescrizione, amici miei, oltre a non essere, questo scrivono un po' tutti quanti i giornali, perché è stato previsto ieri dal discorso di Conte l'allungamento della prescrizione, la prescrizione li allunga i processi, non li abbrevia. L'unica regola sana per la prescrizione, dice Nordio, è quella di farla partire non dal momento in cui si è commesso il reato, ma dal momento in cui si entra nella graticola giudiziaria. È simple as that. Ma l'idea che un processo possa durare 12 anni è una cosa che già oggi, secondo me, è incredibile. Non si può stare sotto processo per 12 anni. L'altra questione è l'agente provocatore. Beh, su questo è durissimo Nordio. Dice, ragazzi, ma di che state parlando? Parlate dell'America? Sì, parliamo di un paese in cui non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, in cui i prosecutors vengono eletti dal popolo e in cui i giudici non giudicano, ma perché ci sono le giurie popolari. Insomma, gli agenti provocatori americani
italiani sono sotto il vaglio di tutto un sistema di garanzie e di elezioni e possibili candidature dei giudici e dei PM che in Italia non ci sono. Insomma, la considera una stupidaggine. Foglio durissimo sul governo, ma con un punto di vista, quello di Cerasa, interessante. Il Conte è una maschera presentabile per un contratto impresentabile. E l'altra frase, diciamo, chiave di Cerasa è risolvere i problemi puntando più sul moralismo che sull'efficacia. Questo è un punto di vista interessante, cioè se ieri l'applauso più incredibile dell'aula, sapete su cosa è stato? Sul combattere le mafie. Ma quale cacchio di governo non vuole combattere le mafie? Tu le vuoi combattere le mafie? Benissimo. Di combattere le mafie, qua tutti quanti i camionisti ci applaudono, tanto certo. Che ci vuole dire? Ti costa tanto dire combattere le mafie? No. Trovare lavoro per i giovani? Ti costa tanto? Assolutamente. Pace fiscale ti costa tanto? No. Disoccupazione giovanile? No. Cos'è? È un problema? Che la sanità non sia gestita dai politici è un problema? No. No, perfetto, siamo tutti d'accordo, siamo tutti quanti del governo giallo-verde. Vedremo. Un buon applauso. Applauso a tutti. Quota 100, oggi il Sole 24 Ore spiega bene cosa vuol dire la quota 100 dei pensionati, molto semplice, dite attenzione perché nella proposta di Brambilla, cioè della Lega, si va in pensione a 64 anni con 36 di contributi, ma dal 96 in poi tutto contributivo, cioè non vale il sistema retributivo, quindi gli assegni rischiano di essere meno generosi. Ultime due cose perché ve le devo leggere, che secondo me sono favolose, bellissimo il pezzo di Nino Materi oggi sul giornale, cioè Miss America non può più sfilare in bikini, questi deficienti di americani che voglio dire che supportano Miss America e questa Carston. Beh, insomma, perché è bello il pezzo di Nino Materi? Perché questa è una tale stronzata che Nino Materi ha fatto soltanto una cosa: ha scritto un pezzo raccontando che gli americani vogliono che Miss America non sia fatta più in bikini e non si farà più in bikini e non si, perché quello che conta è la bellezza interiore. Giuro, Miss America, quello che conta è la bellezza interiore. Ma sapete che cosa ha fatto Nino Materi? Ha detto: chi è che lo sta dicendo? La responsabile di Miss America. Chi è la responsabile di Miss America? Questa ragazza, e fa la foto di lei che aveva vinto Miss America in bikini nel 1989, una stragnoccolona che nel 1989 si era messa in bikini per vivere Miss America, adesso è responsabile di Miss America e dice no, i bikini sono una cosa tremenda, ma va, ma è una roba pazzesca, quanto possono essere cazzoni gli americani, forse nessuno al mondo riesce a esserlo di più. Scusatemi, mi sono dimenticato, Farinetti è diventato da grande supporter di Renzi a supporter del governo giallo-verde, lo scrive e se lo cucina Gandola oggi su La Verità. L'ultima cosa che vi segnalo, bellissimo il pezzo di Cali della Loggia, ve l'ho detto ieri, sulla scuola ci si alza in piedi quando arriva un professore, la cattedra si mette sul predellino, no agli smartphone, le autogestioni sono una stupidaggine, togliamo i genitori dalla gestione della scuola, insomma rimettiamo i professori al centro anche dell'autorità della scuola. Ovviamente non poteva mancare Carlo Rovelli, perfetto professore 68 de sinistra, che dice ma che stai di l'autorevolezza dei professori non è da mettere in discussione, non è da rafforzare con l'autorità. Invece oggi Macioce, secondo me molto meglio sul giornale, ci spiega come con Galli della Loggia finisce il 68 e tutte le sue minchiate democratizzanti che ha egalitarie che ci ha portato. I professori valgono quanto gli studenti, uno vale uno, però non lo diceva il 68, lo diceva un movimento politico del 2017. Va bene, direi che per oggi è tutto, questa sera la radio come sempre 105 Matrix, e se vi piace questa zuppa condividete nicolaporro.it per tutte le altre informazioni della giornata. Chissà cosa ci combinerà oggi il nuovo governo giallo-verde che tanto piace agli italiani. Ciao! Ciao.